che cosa state facendo per cercare di interessare e incuriosire gli elettori? Rispondo alle considerazioni di vicinanza. Sì, voglio anche dire all'amico Di Prospero che non bisogna scegliere i partiti in questa campagna elettorale, bisogna scegliere le persone. Non è più il momento di affidarsi ai partiti. I partiti troppo spesso hanno rappresentato uno strumento per determinare gli inganni. Io credo che per voltare pagina i cittadini abruzzesi debbano apprezzare le persone, la loro storia personale, la loro determinazione, la loro capacità, la loro competenza, la loro predisposizione all'approfondimento dei problemi. Io credo che sia finito il tempo dei partiti che invadono i ruoli e che occupano spazi che non sono di loro competenza. Io voglio essere giudicato come persona, per quello che sono, per quello che sono stato e per quello che propongo. E con questo spirito mi rivolgo ai cittadini abruzzesi. Io non devo difendere il passato di nessuno. Io rappresento me stesso e voglio guardare al futuro degli abruzzesi, al futuro dei giovani, al futuro dei lavoratori che stanno per perdere un posto di lavoro. E mi aspetto davvero che gli abruzzesi sappiano cogliere questo salto di qualità che abbiamo deciso di mettere in campo. La domanda del direttore vicinanza è molto interessante e molto pertinente. Cosa state facendo concretamente per recuperare l'interesse dei cittadini alla politica? Io credo che i cittadini siano stanchi di politici che guadagnano troppo, siano stanchi di politici che maturano pensioni di 2.000 euro al mese in 5 anni di esercizio della funzione, siano stanchi di politici che hanno la possibilità di andare in pensione a 55 anni, siano stanchi di listini nei quali si imbarca tutto e il contrario di tutto. Per questo io ho deciso, attraverso comportamenti concreti e non attraverso chiacchiere o slogan, di determinare le prospettive di un cambiamento, attraverso un listino non partecipato dai rappresentanti dei partiti e attraverso un ordine del giorno del primo consiglio regionale utile che determinerà l'eliminazione delle pensioni per i consiglieri regionali e determinerà una robusta riduzione delle indennità di carica. Tutti i soldi che recupererò li destinerò ai ragazzi, li destinerò ai bambini per la costruzione di asili nido gratuiti, agli studenti per il pagamento delle tasse universitarie ed ai giovani che hanno bisogno di un lavoro e che meritano di averlo in Abruzzo.